Ragazzi, bentornati ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con LEGO Dimension, Dimension è uscito, porca la paletta, siamo sempre qui nel mondo dei Teen Titans Go, soprattutto perché mi avete chiesto di completarlo al 100% e quindi naturalmente ci dedicheremo, come già vi ho detto, al completamento del 100%. Ho fatto partire anche un sondaggio nell'episodio precedente per sapere quali sono i personaggi che più preferite. Mi ha fatto molto piacere il fatto di sapere che anche voi avreste preferito anche altri personaggi, un altro genere di personaggi, perché vuol dire che allora non sono l'unico, il solo, a volere comunque degli altri personaggi e questo mi fa molto piacere. Comunque, naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un commento, un bel mi piace. Ci troviamo con BB Beast Boy. Allora qua, infatti mi ricordavo che ci voleva Aquaman. Dove sta? Non mi ricordo. Eccolo qua. Allora. Sì, vabbè, l'abbiamo l'acqua scritta, lo mettiamo dopo domani. Togliamo un po' di acqua perché ci dà fastidio. Che poi tra parentesi, acqua con la corrente non è che vanno molto bene d'accordo. Vabbè, qua ci sta anche ancora un po' di acqua. Credo che forse questo debba essere costruito, forse. Ah, no, aspetta, no, questo ci serve come il pane. Aspetta. Stiamo costruendo un po' di roba. Ok. Questi servono soprattutto per le monetine perché ultimamente stiamo veramente costruendo tantissimo e le costruzioni costano un casino e quindi di conseguenza ci conviene. Allora, quindi là c'è la corrente. Questo è un cassonetto della spazzatura. Basta Aquaman, stai annaffiando tutti. Allora, se seguiamo il percorso. No, questo mi sa che non si costruisce, quindi non serve a una mazza. Ah, sta qua dentro. Ok, sta qua dentro. Allora, ancora acqua. Che poi non è acqua. Penso che sia qualcosa di più pericoloso. Ok, qua ci serve un forzuto. Se non mi sbaglio, Cyborg dovrebbe andare praticamente Un bene. problema, voi sapete chi chiamare. Lo so che si chiama Cyborg, ragazzi. Non vi preoccupate, se no iniziate subito a scrivere. Però mi ha fatto ridere quando la tizia là dentro l'ha chiamata Cyborg. Lo ha chiamato Cyborg. Vai, abbassate la leva, Cyborg, vai. Ok, prima l'abbiamo attivato. Me ne resta ancora un altro. E dobbiamo trovare dove sta l'altro appiglio. Allora, Cyborg, se ti giri un po' in tondo, vediamo un pochettino se lo troviamo da qui. Mi sa che davvero ne hai visto uno qua sopra. Ok. Mi serve sempre naturalmente Aquaman. Aquaman mi troverai. Ah, meno male. Pensavo che tipo dovevamo fare il gancio. Ok, ah, si costruisce. Vabbè, dai, questa leva gliela facciamo abbassare ad Aquaman, visto che è lui che ha fatto tutta la madama. Vediamo sta cosa che ci dà fastidio. E vai. Ok. Non ho visto il mattoncino d'oro. Ah, ok. Ci sono anche delle reti però, Voglio vedere se rompiamo le reti, se ci danno anche le altre cose, perché ci sono delle cose che dobbiamo ancora sbloccare. Cosa? È l'unico che può salvarmi. Ah, sembrava un ragno. Magari uscisse Spider-Man in LEGO Dimension. Vabbè, basta Aquaman, stai combinando già abbastanza un macello. Ci spostiamo con Cyborg alla ricerca di un nuovo mattoncino d'oro. Attenzione a non scaraventarti contro qualche cosa. Allora, in dove andiamo? Qua non ci sta niente. Qua abbiamo già sbloccato tutto. Allora, qua dentro mi sa che se non mi sbaglio, Beast Boy dovrebbe entrare. BB dovrebbe entrare, scusate. Bravo, BB. Penetra qua. Ok. Passaggio segreto. Chi? No, di qua non ce la fai a passare. Infatti, non avevo dubbi che non potessi passare. Perfetto. Per cui qua dentro ci servirebbe una sorta tipo di drone, bravo, e ci becchiamo. Vai Corvina, vai. No, e che cavolo. Devi andare su, vai, ok. Allora, il primo dovrebbe. Ok. Ah, è un percorso obbligato perché sembrava che il tubo fosse un po' più grande. Ok, il primo tasto l'abbiamo schiacciato. Andiamo in su. Ok, vai da questa parte. Allora, ma quando sbatte le ali fa un rumore tremendo.
perché sono un genio. Sì, sono stai zitto, Cyborg, stai zitto. Ok, quindi ci becchiamo un'altra volta BB. E fammi vedere perché. Spero che sbloccando questo si dovrebbe sbloccare anche quest'altro. Ok. Perfetto. Se avessero fatto tipo anche Ant-Man sarebbe passato là dentro. Comunque, non so per quale motivo mi hai sbattuto qua sopra. Comunque, ci becchiamo un'altra volta. E dai. E ci becchiamo il nostro mattoncino d'oro se ce lo fai becchiare. Grazie, merci. Brava Corvina. È solo molto doloroso. Doloroso sorridere. Ha sentito che Painbot si candida sindaco? No. Gli darò il mio voto. Bravo. Sembra di animo così gentile. Fai bene, bravo. Se ti paga fai bene. Questo non era compreso nel manuale. Allora, c'è un fuoco e c'è una corsa. E no, non la facciamo con Corvina. A questo punto mettiamo la T-Car e la facciamo con Beast Boy. Spero che facendola con Beast Boy e invece che con Sonic. Aia. Aia, iniziamo già male. Non me la bloccano e me la posso riproporre. Attenzione. Attenzione a questa strada che è abbastanza è pericolosa. Ok. Qua c'è un saltino. Fatemi passare. Ok. Non oso premere un tasto per andare più veloce perché sennò ci blocchiamo e poi restiamo fregati. Vai anche di qua. Bravo. Pardon, colpa mia. Ok, altra velocità. Ma questo è il mondo dei Teen Titans. Visto, meraviglioso. Ok, attenzione. Stavamo cadendo. Ok, bravo. Ritorniamo quindi al punto di prima, perché avevo visto un fuoco e una ruota panoramica che non era niente male. Quindi diciamo che penso che sia una sorta di Luna Park e potremmo beccare alcune cose. Tra l'altro scusate per alcuni ritardi, ma ho avuto un piccolo problemino col computer. Era compreso nel manuale di istruzioni. Ci hanno spiegato solo dov'è il pulsante di avvio e quello di arresto. Sì, vabbè, qua ci becchiamo Aquaman, scusami. Non è che non so Aquaman. Ah, l'ho spostato. Aquaman. Dove sta Aquaman? Scusate. Purtroppo a volte secondo me sbaglio a mettere soltanto i dischetti e poi non mi ricordo dove stanno. Il pannello di controllo troppo caldo per poterlo toccare. Gli ho gettato sopra dell'acqua, ma penso di averlo solo. Ah, tipo Superman. Serve aiuto, E però c'è. Ah no, ci becchiamo Lolly, dai. Lo so che vi fanno schifo le Powerpuff Girl, dai. Però dai, ogni tanto lo vogliamo anche utilizzare. Anche le Powerpuff Girl non sarebbe male. Colciato, vai, colciato, sì. Sembra un po' forte, vai. No, dall'altra parte, vai. Ok. BB, se supervisioni tu sto più tranquillo, In caso di emergenza, premere, ok. L'hai rotto? Spero di no, perché ci sono anche delle persone sopra. Non voglio ammazzare nessuno. Del resto poi la ruota panoramica. Stanno abbastanza impauriti. La ruota panoramica poi tra l'altro è anche una cosa tranquilla. Non dovrebbe far paura. Chi facciamo costruire? Ah, facciamo costruire a Lolly, vai. Brava Lolly. Sempre tu? Ah, ok, facciamo fare tutto a Lolly, vai. Avrei potuto farcela da solo, una passeggiata? Non credo. Ok. Il giro per i maschi è finito, proprio ora che iniziava a piacermi. Ammazza, abbiamo reso praticamente un gioco facile in un gioco abbastanza complicato. C'è qualcuno che sta toccando Corvina, Ok, mattoncino d'oro sbloccato alla grande, ce lo andiamo a prendere. Vai Lolly, vai, che questo l'hai sbloccato tu. Se ce la fai. Ce la fai entrare? Lolly? Iniziamo male, Lolly, Ce la fai entrare là dentro? Mamma, porca miseria. Dai. Ok, abbiamo becchiato. Non lo so. Comunque, spostiamoci. Attenzione ai fili elettrici e proviamo a cercare un altro mattoncino d'oro. Sperando di non spaccarci il cranio. Ok, qua ho visto che ci dovrebbe essere un mattoncino d'oro, ma non ho ancora capito bene in dove sta. Sì, vabbè, sarebbe fantastico. Allora, credo che sia all'interno del palazzo. Mi sposto un pochettino. Oh, aspetta, là c'è qualcosa. Credo che sia un portale. Oh, aspetta, qua c'è bisogno di Batman. Batman,
Batman! Batman, 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 Batman! Non per trascurare i miei doveri di capo, ma mi serve una pausa. Allora, ciao, ciao. Batman, sei andato completamente al lato opposto. Già. Vabbè, no, da qua non ci possiamo arrivare. No, non ci possiamo andare. Devo fare. Oh! Aspetta, anche questo si deve rompere. Vabbè, quindi abbiamo trovato anche un altro portale da quest'altra parte. Penso che sia quello il portale, visto che dobbiamo aprire di là. Vai Batman, rompimi questo. Ok. Attacco totale e vai. Ce la fai? Ok. Oh, allora, qua mi serve Corvina. Mi sa di sì. Ce l'abbiamo Corvina, l'ho spostata. Aiuto, il Joker mi ha rubato le mani. Ma quando mai? Ah, no. Vai Corvina. Sono qui, in fondo alle braccia. Sì, vabbè. Corvina, mi sa che tu la puoi dare la, come Aku la potresti dare la corrente. Aku non so dove sia, quindi... No, non la puoi dare. Ah, non la puoi dare, la puoi dare. Mi ricordavo bene. Ok, il primo l'abbiamo sbloccato e andiamo alla grande. Ritornerei a questo punto giù con Finn. E vediamo se riusciamo. Finn dovrebbe stare da queste parti. Ok. Qua mi serve sempre Corvina, eh. Chi è che sta bloccando? Chi è che sta bloccando la macchina? Mamma mia, Aquaman. Allora, o lo fai passare o te ne vai, eh. Perché questo ci sta rompendo. Ok, da là abbiamo sbloccato e ci conviene entrare dal portale e sbloccare l'altro. Però ho visto che c'è un gancio, quindi farei entrare Batman. Signor Batman, se lei potesse entrare un attimo qua dentro, vai. Perfetto. Tanto da parentesi penso che mi servirà poi dopo anche Corvina, perché ci sarà sicuramente qualcosa da dare alla corrente. E infatti così è. Quindi, signorina Corvina, se lei potesse entrare un attimo rapidamente qua dentro. Merci. Vabbè. Che pareva. Figuriamoci se avevamo la fortuna di sbloccarlo. Aspetta, dove sta? È quello? Sì, è quello, vai. Ce la fai? Devi sbloccare, vai. No, non così. No, così no, ok. Perfetto. Allora, vediamo se riusciamo a ritornare un'altra volta là dentro. Penetra. E vai, vai con la corrente, vai. Me ne vado per un po' in un altro mondo avventurato. Fai bene, vai. Ma anche no. Anche il secondo l'abbiamo... sbloccato, scusate. Ma sono le 2:30. E c'ho un pochettino sonno. Allora, qua sblocchiamo anche quest'altro. Di là. Aspetta. Ci vuole una manovra di precisione. Perfetto. Vai Corvina, vai. Oh, cavolo. Ma che lo fate apposta che vi sbloccate in continuazione. Ok, vai che anche il terzo lo abbiamo sbloccato. Ce la posso fare, ce la devo fare. Sbloccato alla grande. Perfetto. Anche questo può andare così. Allora, ce ne resta soltanto uno. Dobbiamo vedere solamente in dove sta. L'ha trovato e sta qua. Era bello che è nascosto. Mi sa che così non lo stiamo bloccando. Infatti no, vai. Perfetto. Ok, anche questo l'abbiamo bloccato. Sbloccato e ci andiamo a beccare il nostro mattoncino rosso. Ehi, mattoncino, vabbè. Sto dando i numeri. Mattoncino giallo, d'oro, meglio. Vai Corvina, vai, te lo sei meritato. Io farei anche in fretta perché ho paura che se viene un cortocircuito si chiude e siamo fregati. Vai Corvina, vai. Vabbè. Vai. Vai. E vai. Ok. Cioè, volevo dire bene. Ok ragazzi, anche questo l'abbiamo sbloccato. Siamo arrivati comunque a un buon punto della situazione, perché ne abbiamo beccati già 13 su 28. Ci manca ancora una costruzione ancora da fare. Naturalmente come al solito, vi do come sempre a mettere un bel commento, un bel piace, fatemi sapere la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.